Rio de Janeiro e San Paolo sono state l'epicentro delle proteste contro il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, mandate in scena domenica in varie città del paese. Non sono mancati i momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. In strada, movimenti sociali e partiti dell'opposizione, insieme per difendere i diritti delle minoranze, dai popoli indigeni alla comunità LGBT. Sono qui per il mio diritto di difendere quello che sono, una donna brasiliana nera, trans, membro della comunità LGBT. Gli agenti di polizia devono rispettarmi e rispettare tutti noi. Bolsonaro è sotto accusa anche per la gestione dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Stando alle cifre fornite dal governo, il Brasile è il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di contagi, più di 1.300.000, mentre le vittime finora sono state circa 57.000. Le manifestazioni contro il presidente brasiliano si sono svolte anche in vari paesi europei, dal Regno Unito alla Germania, dall'Austria alla Svizzera.